in questo dialogo parliamo degli attacchi che il patrimonio storico e artistico subisce, purtroppo con molta frequenza, negli anni, nei secoli, e ne parliamo. Abbiamo voluto mettere insieme un giornalista, Alessandro Marzomagno, con il suo libro Missione Grande Bellezza, in cui si parla appunto delle opere d'arte rubate all'Italia e poi in parte, ma solo in parte, recuperate, con il grande archeologo Paolo Mattie, il suo libro Distruzioni, saccheggi e rinascite, che parte anche del titolo del dialogo, e Simona Maggiorelli, direttrice di Left, con il libro appunto Assalto all'arte. Sono coordinati da Giorgio Zanchini di Radio Anch'io. Babilonia, perla dei regni, splendore orgoglioso dei Caldei, sarà come Sodoma e Gomorra, sconvolte da Dio. Non sarà abitata mai più, né popolata di generazione in generazione. L'arabo non vi pianterà la sua tenda, né i pastori vi faranno sostare le greggi, ma vi si stabiliranno gli animali del deserto. I gufi riempiranno le loro case, vi faranno dimora gli struzzi, vi danzeranno i satiri. Questa è la famosa profezia di Isaia, e adesso la parola a loro. Buonasera a tutti. In questi giorni a Trani la bellezza è stata declinata, scandagliata da tanti punti di vista, da tanti sguardi, anche da tante professionalità. Noi questa sera tenteremo di fare un'operazione diversa, anche provando a costruire un percorso grazie ai tre saggi che voi vedete esposti su questo tavolo, perché, e il percorso è possibile perché questi saggi si parlano fra di loro, sono implicitamente o esplicitamente pieni di echi, rimandi interni, qualche volta dichiarati, sovrapposizioni storiche, temi comuni, e credo che il percorso più coerente debba partire dal saggio del professor Mattie, che è una sorta di riflessione di un archeologo che moltissimo ha lavorato, insomma la cui personalità, ma soprattutto i cui scavi e le cui scoperte credo siano note anche al pubblico più largo, perché in questo libro lui tenta una riflessione più profonda, cioè cerca di andare un po' alla radice della categoria dell'assalto, dell'attacco, dell'aggressione, della violenza, del saccheggio, di quelle che noi consideriamo le opere belle, qualsiasi significato abbia la categoria della bellezza, ma forse non è il caso di addentrarsi in un tema così complesso stasera. Partendo da queste categorie generali, ma poi calandole poi nella storia sotto vari cieli, sarà credo di grande interesse invece passare la parola a Alessandro Marzomagno. Alessandro Marzomagno e Simona Maggiorelli sono due saggisti, anche due colleghi, due giornalisti, perché Alessandro Marzomagno si è concentrato soprattutto in generale sulle figure di donne e uomini che hanno avuto un ruolo nobilissimo nella nostra storia nel tentativo di recuperare, salvare le opere che sono state saccheggiate, deportate e riportate nel nostro caso da noi in Italia, concentrandosi soprattutto su due periodi storici. E devo dire che leggendo questo saggio, chiunque di noi conosca un po' la storia del nostro paese e viaggiando un po' per l'Europa, insomma è impossibile non notare che nei grandi musei europei ci sono molte opere italiane, ma insomma quando uno vede i numeri della spoliazione napoleonica o francese, i numeri della spoliazione nazista, sono stupefacenti, e soprattutto si scoprono delle figure che lo stesso Marzomagno definisce di eroine ed eroi, spesso sconosciute ai più, che hanno avuto un ruolo che io direi straordinario nel provare a riportare a casa, da Canova in giù, diciamo così, provare a riportare a casa anche qui
qualsiasi sia il significato dell'espressione riportare a casa e se sia un bene o un male, magari una parola su questo proveremo a dirlo, perché ogni tanto si prova a dire, e credo che chi di voi è stato a Atene recentemente avrà visto che hanno costruito un nuovo museo che ha sostanzialmente delle teche vuote in attesa della restituzione dei marmi che si trovano al Partenone, che si trovano al British Museum, perché in realtà se comincia un'operazione di richiesta e restituzione noi italiani non la finiremmo più, ma in generale il mondo sarebbe veramente in grande movimento, per poi chiudere nel primo giro con Simona Maggiorelli, che ha invece scritto il saggio e il libro più politico dei tre, perché si occupa ovviamente di iconoclastia, si occupa di ISIS, di quello che è successo a Palmira in Siria negli ultimissimi anni, sul tema e luogo sul quale tra l'altro le parole e anche il dolore di Paolo Mattie sono molte, perché ci parla anche del presente, cioè dei saccheggi e dell'assalto, dell'attacco all'arte contemporanea, al paesaggio italiano, all'articolo 9 della Costituzione, e quindi credo che tenteremo di percorrere questo arco per poi nel secondo giro provare invece ad andare un po' più nel profondo e a capire che cosa spinge poi gli esseri umani a mettere in atto quelle azioni. Quindi io cito soltanto un paio di passaggi delle pagine liminali della prefazione del professor Mattie, che ha scritto questo saggio, e questo credo non sia secondario, cum Iraq studio, cioè un saggio che è mosso dall'indignazione. E lui dice, io non pensavo, ecco, un tema sterminato il soggetto di queste pagine, un tema di angosciante attualità che chi scrive non avrebbe mai pensato di affrontare, perché in fondo anche per un archeologo si pensava che con la fine della seconda guerra mondiale fosse finita, e in realtà invece negli ultimi 5-10 anni ci siamo trovati a doverci misurare con una serie di ennesime aggressioni, spoliazioni e distruzioni. Ci sono delle pagine veramente addolorate, penso anche ad esempio all'uccisione dello straordinario curatore di Palmira, Khalid, che è stato un collega del professor Mattie, che tra l'altro ricordo abbiamo celebrato anche a Radio Rai e a Radio 3 con una giornata dedicata a lui, che si è anche distinto non soltanto per una vita intera spesa nella difesa di Palmira, ma anche poi appunto una vita persa nella difesa di Palmira. E quindi vorrei provare a cominciare con lui chiedendogli se ci può aiutare in questo percorso, indicandoci un po' le categorie generali, cioè che cosa spinge poi gli eserciti, gli esseri umani ad appropriarsi dell'altro, a distruggere, a saccheggiare, perché è pratica di tutte le epoche e purtroppo sotto tutti i cieli e attraverso varie latitudini. Professore. Come è stato detto ora, era un tema che non si poteva immaginare di dover affrontare. Perché? Perché dopo i massacri del patrimonio culturale nella Seconda Guerra Mondiale, la convenzione che diede origine all'UNESCO nel novembre del 1945 a Londra diceva quasi testualmente: la politica e l'economia creano tensioni e problemi tra le nazioni, tra i popoli. La cultura è la base del dialogo e quindi la cultura è la base della pace. Questo è diventato un credo laico per tutti noi. Poi abbiamo dovuto assistere a qualche cosa di assolutamente inaudito, su cui forse possiamo tornare in dettaglio, ma in generale ci ha indotto a qualche riflessione, quindi distruzioni, saccheggi e quindi rinascite, perché questo è un tema fondamentale che ora si pone: se ci sono queste distruzioni, se ci sono questi saccheggi. Quali sono le motivazioni delle distruzioni e dei saccheggi nella storia? Diciamo innanzitutto che sono assolutamente innumerevoli e noi ne abbiamo perfino perso la memoria, ma qualche categoria si può sottolineare all'origine delle distruzioni e dei saccheggi, soprattutto dei saccheggi, ma anche delle distruzioni. È naturalmente la cupidigia del bene patrimoniale. Non è una cosa moderna come probabilmente molti di noi pensano. Gli egittologi hanno deciso che le primissime tombe faraoniche intorno al 3000 furono saccheggiate poco tempo dopo che erano state fatte. È assolutamente certo, perché ci sono degli spettacolari papiri che ricordano i processi, le indagini e i processi, e si parla di un sindaco corrotto addirittura. Nel 1000 circa avanti Cristo erano depredate praticamente già tutte le tombe reali di Tebe della 18a-19a dinastia, e effettivamente è molto probabile che effettivamente l'unica, per una serie di motivi particolarissimi, sfuggita fu quella celeberrima di Tutankhamon, poi riscoperta nel 1922.
questi saccheggi per cupidigia del bene naturalmente sono protratti infinitamente nel tempo e solo per prendere un caso agli inizi della storia e un caso molto recente, quello per esempio della caccia selvaggia agli ori del Perù, che furono organizzati fino almeno soprattutto all'inizio della fine della Seconda Guerra Mondiale, ma anche da prima, fino alla fine degli anni 60, da latifondisti peruviani, e se voi andate a Lima trovate un museo che si chiama Museo dell'Oro e che è privato invece che essere pubblico come uno si aspetterebbe dagli ori del Perù. Altri motivi naturalmente sono un po' particolari. Qui i grandi generali romani della Repubblica sono grandi protagonisti, sono quelli per acculturazione, mi approprio, ma in realtà distruggo in buona parte, mi approprio dei beni della Grecia antica perché devo dimostrare al mondo che io, noi generali romani, siamo figli di quella cultura e siamo gli eredi legittimi. Questo modo di pensare noi occidentali è una vera fissazione, è identico a quello che ha l'impero britannico, per cui esiste il Museo Britannico di Londra e per cui i marmi Elgin, cioè le sculture di Fidia del Partenone, stanno in una certa collocazione che significa simbolicamente che quello è l'apice dell'arte. Bene, quindi questa cosa di farsi risalire nel tempo e di essere eredi legittimi di qualche cosa di insuperabile è tipico del mondo occidentale. Il terzo motivo naturalmente è quello dell'odio che porta alla distruzione, alla dannatio memoriae, e qui i casi sono naturalmente sterminati. Quello che direi quasi è simbolico è quello di Baghdad alla fine del califfato abbaside, alla metà del XIII secolo, quando gli storici arabi dissero che il Tigris che corre a Baghdad si era tinto del sangue degli uomini e dell'inchiostro dei manoscritti perduti. Queste distruzioni per odio naturalmente sono i generali romani saccheggiarono Corinto, saccheggiarono Atene, saccheggiarono le capitali del mondo ellenistico. Cartagine non la saccheggiarono, la distrussero completamente con precise istruzioni del Senato romano. Qui prevalse completamente l'odio verso un nemico inammissibile, cioè l'odio dell'altro. Queste sono, in termini molto rapidi e generali, le motivazioni di fondo di queste distruzioni e di questi saccheggi. Dato che sciaguratamente questa professione di fede rigorosa, totalitaria, fondamentalista dell'ISIS-Daesh ha riportato tragicamente all'attualità il problema, si pone anche il problema della rinascita, cioè della ricostruzione. E nel modo più breve, poi ci possiamo tornare se ci sono delle domande, perché il problema è particolarmente diciamo forte e sentito in particolare da molti archeologi, ma anche dal pubblico, si deve ricostruire o non si ricostruisce? Come si ricostruisce? Allora, il dilemma del ricostruire noi europei lo conosciamo bene perché ha toccato centri monumentali clamorosi e monumenti straordinari dell'Europa durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui vi ricordo soltanto che la cattedrale di Coventry è tuttora non ricostruita, è un museo all'infamia, per dir così. E questo era il ragionamento, diciamo, sia delle autorità della Repubblica Democratica Tedesca sia all'inizio della Repubblica Federale Tedesca dopo l'unificazione, per la ricostruzione di qualche cosa di straordinario come l'intero centro monumentale barocco e rococò di Dresda, che è uno dei gioielli non solo della nazione tedesca. Io mi ricordo che un collega tedesco cui dissi che era andato a visitare Dresda mi rispose: non l'ho mai più vista, è come se avessero rassaltuolo Firenze per te. Pensate a cos'è. Io la vidi che erano ancora cumuli di rovine, prevaleva l'idea Coventry. Poi, molto secondo me ammirevole, è prevalso il contrario. Il centro di Dresda deve essere restituito al popolo tedesco e è stato ricostruito
praticamente completamente, con finanziamenti congiunti della Germania e della Gran Bretagna, cosa ammirevole perché naturalmente è nello spirito di cui ora oggi si pentono gli inglesi, pare, di un modo veramente europeo. Sulle ricostruzioni i problemi sono molti, vi dico soltanto per finire questo: secondo me le ricostruzioni vanno fatte. Se volete un motivo rapido e banale, è semplicemente che noi che abbiamo delle tecnologie più avanzate, delle competenze più forti, così dobbiamo restituire al popolo siriano, al popolo iracheno, al popolo del Mali e un giorno al popolo dello Yemen, di cui nessuno parla, quello che gli è stato sottratto. Perché questi popoli, che noi pensiamo fanatici musulmani più o meno tutti, non solo quelli dell'ISIS, erano abituati completamente a una stratificazione culturale straordinaria. Gli operai del mio villaggio, quando arrivava un frate francescano, si piegavano in due, come io non immaginavo neppure lontanamente di fare. Tanto io gli dicevo: ma perché fai così? Lo sai che quello è cristiano? E lui mi rispondeva: sì, ma è un saggio. E questo era un sunnita non fanatico, ma fervente. Le ricostruzioni si devono fare come erano le rovine, non come poteva essere l'originale, perché è impensabile. Ci sono naturalmente molti problemi, ma qui finisco, ma secondo me seguendo tre principi sui quali io personalmente non ho intenzione di transigere in nessun modo. Forse voi sapete che mi sono impegnato con Francesco Rutelli in un paio di mostre, una al Colosseo molto rilevante che è stata inaugurata da Sergio Mattarella, proprio sul modo di poter ricostruire quello che si è andato completamente perduto. Oggi con questi sistemi, di cui io non sono uno specialista 3D, si può fare tutto. Ma tre principi, e finisco, sono essenziali. Uno, il rispetto della sovranità dei paesi in cui queste perdite si sono verificate, dove erano questi monumenti: la Repubblica Araba Siriana per la Palmira, Nimrud, la grande capitale d'Assiria, per l'Iraq e via dicendo, naturalmente per la Libia, per il Mali e lo Yemen. Loro devono stabilire le priorità, loro devono stabilire i programmi, loro devono stabilire i progetti. Due, controllo dell'UNESCO. Perché subito è stato detto: ah vabbè, ma adesso i russi faranno tutto loro a Palmira perché sono loro che l'hanno liberata, così. Beh, mica è uno scherzo, il Museo di San Pietroburgo mica c'è laboratori inferiori a quelli del Louvre, Non ci sono dubbi. Voglio dire, comunque l'UNESCO deve controllare. Assolutamente, tutti questi paesi sono disponibilissimi a questi controlli. Controllare i progetti, controllare le priorità è una cosa molto di quel paese, ma insomma che non siano stranezze. Terzo, un'ampia collaborazione internazionale. Io ho detto un po' scherzando a Francesco Rutelli: se per caso tu ti batti perché l'Italia abbia una posizione, diciamo, preminente nelle ricostruzioni, naturalmente a me fa piacere, ma ricordati che non collaboro più con te se l'Italia fosse unica, anche se è l'Italia, perché secondo me deve essere una ampia collaborazione. Poi è una cosa talmente gigantesca che nessun paese da solo ci riesce, figuriamoci l'Italia. Un'ampia collaborazione internazionale di paesi che abbiano la volontà politica di ricostruire quel paese, che abbiano le competenze scientifiche, le capacità tecniche e la disponibilità umana. Se ci sono queste tre condizioni: rispetto della sovranità, controllo dell'UNESCO, ampia collaborazione internazionale, è sicuro, direi abbastanza sicuro, relativamente garantito, che non ci siano forme di neocolonialismo che divamperanno nelle ricostruzioni. Credo che sia opportuno poi tornare sulle ultime affermazioni del professor Mattie, ma vorrei, nel dare la parola a Alessandro Marzomagno, riprendere quelle tre categorie che il professor Mattie ha indicato come fonti delle distruzioni e dei saccheggi, concentrandomi soprattutto sulla seconda, cioè quella dell'acculturazione, un approccio molto occidentale, perché attraverso quelle figure di
Monuments Men and Women, cioè degli uomini e delle donne che hanno avuto dei ruoli straordinari nel salvare, riportare a casa alcune delle opere che sono state trafugate durante poi periodi storici che adesso Alessandro Marzomagno ci racconterà, e cioè quelle figure che partono da Antonio Canova, passano attraverso la figura di un uomo meno noto, ma che ha avuto un ruolo straordinario, che è Rodolfo Siviero, e poi tre donne: Palma Bucarelli, che per chi è romano come me è una figura molto importante, Noemi Gabrielli a Torino e Genova e Fernanda Wittgens a Milano. Ecco, quelle figure servono ad Alessandro Marzomagno anche per raccontarci la storia e per farci scoprire, lo dico perché per me la lettura del suo saggio è stata abbastanza stupefacente, torno su quello che dicevo all'inizio, girando per i musei europei ovviamente c'è moltissima roba italiana, chiamiamola così, ma quando lui elenca i numeri che l'esercito napoleonico tra la fine del Settecento, 1796 e più o meno mi dicevi 1810-11, in termini di opere d'arte si è portato via dal nostro paese, fa veramente impressione. Poi tutta l'opera di restituzione o di parziale restituzione è lo stesso per quel che riguarda il nazismo, è appunto un viaggio e poi una riflessione su alcune delle domande che si poneva anche il professor Mattie. Quindi ci sarebbero mille storie da raccontare attraverso questo libro, prova insomma sinteticamente a darci un po' il succo, lo so che è difficile però, e poi dato lui è veneziano, le pagine sulla spoliazione di Venezia sono atroci, atroci. Sì, grazie, beh, intanto buonasera a tutti. Venezia era l'unica città intatta, per questo è particolarmente importante, perché Roma e Venezia erano due città dove c'era la maggior concentrazione di opere d'arte, parlo del saccheggio napoleonico, ma mentre Roma era stata completamente saccheggiata nel 1527 dai Lanzichenecchi, a Venezia non era mai entrato nessuno. Da quando Venezia era stata fondata, non si sa neanche esattamente bene quando, VI, VII, VIII secolo d.C., fino al 1797, mai nessun esercito straniero aveva messo piede a Venezia. Per cui c'era tutto, compreso quel che i veneziani avevano a loro volta saccheggiato. Perché, adesso non ne possiamo parlare, ma ciò che è stato fatto dai veneziani a Costantinopoli nel 1204 è una delle più grandi tragedie della storia dell'arte, della storia in generale, ma della storia dell'arte in particolare. Eppure la distruzione del Partenone, il Partenone è stato distrutto dai veneziani, il 26 settembre del 1687 lo hanno bombardato, lo hanno fatto saltare in aria per conquistare Atene, e se non ci fosse stato Francesco Morosini che ha fatto saltare il Partenone, non ci sarebbe neanche stato Lord Elgin, perché il Partenone fino allora era intatto. E quindi questa è una cosa che invece va a nostro demerito. I francesi, ma anche i francesi avevano un'idea dietro. Ecco, questa è una cosa che io ho scoperto scrivendo il libro. Cioè, agli storici dell'arte viene l'orticaria se si affiancano i saccheggi napoleonici e nazisti. Io li ho messi insieme perché sono i due grandi saccheggi bellici a cui è stata sottoposta quasi tutta l'Italia. Ecco, voi qui in Puglia siete stati fortunati perché non avete avuto né Napoleone e neanche i nazisti hanno portato via granché, però insomma tutta l'Italia centro-settentrionale è stata sottoposta alle spoliazioni napoleoniche e buona parte dell'Italia, anche meridionale, in particolar modo Napoli, Montecassino, insomma tutta una serie di cose. Montecassino, tra l'altro, ho sbagliato a dire perché i tedeschi hanno salvato le opere d'arte di Montecassino, ma insomma d'altra parte ne hanno distrutte, e quindi sono i due grandi saccheggi a cui è stata sottoposta l'Italia quasi nella sua interezza. Ma non possiamo dimenticare che i francesi pensavano di liberare le opere d'arte, le hanno portate in Francia perché le opere d'arte dovevano stare nel paese libero per eccellenza e dovevano essere portate fuori dall'oscurità delle clausure, dei monasteri e dei conventi perché tutti ne potessero godere. E questa cosa ce l'abbiamo noi ancora oggi. Alla fine noi dobbiamo ai francesi, dobbiamo alle spoliazioni napoleoniche il concetto dell'opera d'arte a disposizione di tutti, della fruibilità dell'opera d'arte. Tutti dobbiamo poter godere dell'opera d'arte. Quindi le opere d'arte sono messe nei musei dove chiunque può andarle a vedere. Tanto più che quando tornano indietro, mi riferisco in particolar modo alle opere d'arte dello Stato Pontificio,
che tornano indietro grazie a Canova, non tornano indietro, non tornano nei luoghi d'origine, tornano con la clausola che siano esposte, e nasce, c'era già, ma nasce la Pinacoteca Vaticana come noi la conosciamo oggi, tra l'altro con con grande arrabbiatura degli ordini a cui queste opere d'arte erano state sottratte, cioè pensate alle Marche, all'Umbria, Raffaello, no? Si vedono gli ordini monastici di queste regioni, si vedono portare via queste opere d'arte che sono delle colonne della storia dell'arte mondiale, tornano a Roma e non gliele ridanno. Beh, insomma, non erano mica tanto contenti, E comunque, insomma, queste opere d'arte sono rimaste a Roma. E poi nascono i musei napoleonici, la Pinacoteca di Brera a Milano. La Pinacoteca di Brera doveva essere il Louvre del Regno d'Italia e viene formata nello stesso modo con cui è stato formato il Louvre, cioè pigliandosi quello che volevano. Le Gallerie dell'Accademia a Venezia, la Pinacoteca di Bologna, sono tutti musei napoleonici che nascono in quel periodo sulla base di quella impostazione ideale che c'era delle opere d'arte così, diciamo, tra virgolette, una parola impropria, la dottrina napoleonica. Per questo gli storici dell'arte non vogliono che siano affiancati, e io ho fatto una cosa assolutamente blasfema a mettere insieme questi due saccheggi, perché Hitler, i nazisti in realtà si pigliavano le opere d'arte per sé, perché ne volevano. Hitler voleva fare il museo più grande del mondo, Goering collezionava opere d'arte sulla base che ci fossero donne nude, ecco, quindi pensate voi il criterio raccoglieva opere d'arte, ma insomma Goering aveva messo insieme la più grande collezione d'arte privata d'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. Veniamo ai Salvatori. Io vi sto dando un po' di flash perché ovviamente il discorso sarebbe molto lungo, ma insomma i Salvatori sono state delle persone che si sono impegnate per riportare indietro le opere d'arte che erano state saccheggiate. In particolar modo io parlo di Antonio Canova, lo scultore, il famosissimo artista che si impegna a riportare a Roma le opere d'arte che erano state saccheggiate dallo Stato Pontificio. Gli altri stati italiani avevano ognuno dei commissari propri in base a chi appartenessero, cioè il Lombardo-Veneto aveva un commissario austriaco e gli altri stati italiani avevano dei commissari propri. Canova ha un grande successo, ma un grande successo riporta indietro circa la metà delle opere d'arte che erano state depredate da Roma e dagli stati pontifici, quindi Emilia, Marche, Umbria e questo territorio italiano, ma mandarlo a Parigi è stato un assoluto colpo di genio del cardinale Consalvi, del segretario di Stato, perché Canova va a Parigi senza nessuna speranza, non aveva diritto dal punto di vista legale a portare indietro nulla, ma poi grazie al fatto di essere Canova, grazie al fatto di essere l'artista più conosciuto dell'epoca, era un divo, non credo che oggi ci sia qualche artista paragonabile a Canova come era allora, lo conoscevano tutti, e infatti quando arriva a Parigi, dove c'erano i sovrani delle potenze vincitrici, la prima cosa che fanno quando lo incontrano è gli domandano se Canova gli fa un busto, e quindi grazie a questo riesce a scalfire il fronte e a riportare indietro queste opere d'arte. Mette per fortuna anche il becco su cose che non lo riguardavano, per esempio il commissario austriaco per il Lombardo-Veneto, che doveva essere, così dalla mia parte si direbbe un mona, forse capite, no? Cosa vuol dire? Uno sciocco. quando gli sottopongono il codice atlantico di Leonardo da Vinci, che era stato portato via dalla biblioteca ambrosiana di Milano, lo scambia per scrittura cinese, perché sapete che Leonardo scriveva la rovescia, no? E quindi non si rende conto che era un codice leonardesco, ed è Canova che gli dice: guarda che ti stai sbagliando, guarda che questo non è un codice cinese, è un codice di Leonardo. E grazie a Canova il codice atlantico torna a Milano e torna all'Ambrosiana. Poi come premio di consolazione i francesi sono tenuti 11 codici tra virgolette minori, che essendo leonardeschi poi tanto minori non sono. E durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale ci sono parecchi
personaggi, spesso, e mi piace ricordarlo perché sono funzionari pubblici, siccome oggi sono tempi in cui i dipendenti della pubblica amministrazione vengono vituperati, talvolta ha ragione, devo dire, ma in tutti questi sovrintendenti, direttori di musei che si danno da fare per cercare di salvare il patrimonio italiano, sono dei veri e propri eroi e lo fanno spesso addirittura gratis, a proprie spese, a cominciare da Giulio Carlo Algan a Roma, perché erano stati licenziati perché non avevano voluto seguire la Repubblica Sociale, non avevano voluto trasferirsi nella nuova sede del Ministero dei Beni Culturali che stava a Padova, e quindi erano stati licenziati, erano senza stipendio, e tutte queste cose le hanno fatte a proprie spese, hanno pagato la benzina quando la trovavano con i propri soldi, come Palma Bucarelli. Palma Bucarelli, che è stata, appunto, si accennava prima, era la direttrice del Museo d'Arte Moderna di Roma, praticamente faceva da sovrintendente, era una donna eccezionale, perché era una donna, era una aristocratica, discendeva da un viceré del Messico, era un personaggio conosciutissimo a Roma, faceva parte del jet set romano, era bellissima. Se vedete delle foto di Palma Bucarelli, all'epoca era di una bellezza assolutamente fuori dal comune, e lei ha usato la sua fama e la sua bellezza per fargliela sotto i naso ai tedeschi e per portare fuori e riportare a Roma le opere d'arte che, appunto, erano sottoposte alla sua custodia. Fernanda Wittgens a Milano è addirittura eroica, perché era tutto il contrario di Palma Bucarelli, era piuttosto bruttina, dimessa, piccolina, ma doveva essere una donna con una volontà di ferro. Salva le opere d'arte custodite nella Pinacoteca di Brera, e poi, siccome ha messo in salvo le opere d'arte ed era antifascista, si mette pure a salvare gli uomini, aiuta ebrei e partigiani. Per questo viene arrestata, processata, finisce in galera, passa parecchi mesi a San Vittore. Una sua compagna di lotta, che faceva parte del suo circo antifascista, viene torturata. Io ho trovato i verbali in cui si raccontano le torture a cui è stata sottoposta questa donna dai fascisti, non dai tedeschi, perché noi spesso abbiamo questa tendenza a lavarci l'anima e dire sì, ma erano i tedeschi i responsabili di ogni nefandezza. No, no, questa donna è stata torturata dagli italiani, dai repubblichini. E quindi sono attività assolutamente encomiabili che svolgono queste donne. E poi si continua anche nel dopoguerra. Rodolfo Siviero è stato nominato, va avanti fino agli anni 70 col suo ufficio recuperi a correre dietro alle opere, con grande successo, alle opere d'arte portate via dai nazisti, e questa opera non è ancora finita. Gli eredi di Siviero sono i carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, che sono bravissimi, e anche questo ci tengo a dirlo. Sono l'unico corpo di polizia del mondo specializzato nel recupero delle opere d'arte, e continuano a star dietro anche alle opere d'arte saccheggiate durante la Seconda Guerra Mondiale, e con recuperi anche molto recenti. L'ultimo è dell'aprile del 2016, quindi poco più di un anno e mezzo fa, in cui i carabinieri del TPC di Monza hanno recuperato a Milano tre quadri che erano stati saccheggiati nel 1944 in Toscana, in una villa dei Borbone, e poi erano finiti in collezioni private, e quindi sono stati recuperati poco più di un anno fa. E quindi questa attività continua, e con qualche successo. C'è anche questo primo intervento di Alessandro Marzomagno, un paio di domande per il secondo giro che tenteremo, me le ha ispirate. Vorrei riprendere alcune dei passaggi dei vostri primi due interventi con Simona Maggiorelli, e per poi provare, come vi dicevo, il suo è il saggio più politico, che parla dell'oggi, del presente, dell'Italia, dell'articolo 9 della Costituzione, e però ci sono molte pagine in parte sovrapponibili con alcune delle pagine presenti in questi altri due saggi, soprattutto sull'ISIS, sull'iconoclastia, sul rapporto, ecco, anche qui sull'odio, e poi sull'odio una domanda ulteriore al professor Mattie vorrei farla, però io partirei da questo tema perché so che è una questione che ti è cara, per poi provare a ragionare invece più sul presente, che è più sfuggente e anche più difficile parlare di saccheggio nell'Italia presente. Simona.
Sì, allora io comincio proprio dicendo che io, essendo giornalista, il mio libro è costruito anche molto attraverso interviste con esperti. Sono andata a cercare i maggiori esperti nei vari ambiti di cui mi occupavo, e il professor Mattie è assolutamente uno di questi, e quindi devo a lui il bellissimo racconto su Khaled al-Assad, il custode di Palmira, insomma il funzionario che è stato barbaramente ucciso dall'ISIS, ve lo ricorderete, no? Accadeva 2 anni fa, fu poi decapitato, fu scritto custode di idoli perché appunto aveva nascosto dei reperti e salvandoli dalla furia iconoclasta. Allora, perché mi sono chiesta, delle persone rischiano la vita, e forse la domanda è sottesa a tutti e tre i libri, no? In qualche modo, sicuramente anche in quello di Marzo Magno, perché delle persone, è un fatto se vuoi anche irrazionale, perché uno dice Khaled al-Assad era in pensione, mi raccontava il professor Mattie, poteva benissimo andarsene, poteva benissimo fare altre scelte, quindi evidentemente c'è qualcosa nel valore dell'arte, che è anche un valore immateriale, c'è qualcosa che ci parla profondamente, per cui queste persone hanno deciso non solo di dedicare una vita di studi, ma anche addirittura, no, di rischiare la vita, e qualcuno l'ha persa, più di uno, perché non è solo Khaled al-Assad, ma il professore mi raccontava che sono molti gli archeologi che hanno perso la vita in questo terribile conflitto siriano. Allora, quindi per rispondere, provare a rispondere un po' alla domanda, l'odio. Sì, l'odio, ma anche l'ideologia, molto lucida, per aggiungere qualcosa forse a quello che è già stato detto, perché appunto alla base dell'iconoclastia c'è un'ideologia, un fondamentalismo religioso, e anche poi, come dire, ci sono anche altri elementi di natura politica, economica, d'accordo, però c'è proprio questa volontà lucida di sterminare un popolo attraverso la propria cultura o un'etnia. E in questo mi veniva da fare un paragone, forse che può sembrare azzardato, forse no, tra i fondamentalisti dell'ISIS e i nazisti, perché così come i nazisti volevano sterminare gli ebrei e volevano fare in modo che non ci fosse più traccia, no, di queste persone, ma anche della loro cultura e i loro libri, no? Perché a volte si parla solo dell'arte, ma anche proprio si volevano cancellare tutti i documenti. In certo modo i fondamentalisti si comportano alla stessa maniera, e non sono solo però i musulmani, non sono solo questa radicalizzazione che con l'Islam in senso classico c'entra relativamente, poi forse il professore ci potrebbe raccontare anche meglio, nel senso che banalmente lo sapete anche voi che nel Corano non c'è un divieto delle immagini esplicito, semmai sono i detti di Maometto raccolti molti dopo che hanno dei divieti in questo senso, quindi è una lettura estremizzata in ogni caso. E poi attraverso proprio il dialogo con il professor Mattie ho cominciato a interrogarmi su quando è cominciata questa iconoclastia e se ci sono stati altri tipi di iconoclastia, e allora lì forse è interessante fare una storia comparata e andare a vedere che cosa hanno fatto i cristiani. Purtroppo si scopre che la ferocia dei cristiani non è stata assolutamente da meno, e gli episodi sono tantissimi nel IV secolo, poi di nuovo nei secoli successivi, ma pensiamo anche alla crociata del 1804, che fu una distruzione sistematica a Istanbul, che non era ancora così. Ecco, e non furono sterminati soltanto i beni culturali o insomma le chiese devastate, le moschee devastate e tutto il resto, ma furono ammazzate anche le persone, no? Quando poi la città era già arresa. Allora, quindi interrogarsi sulle radici di questa necessità di distruggere in questa maniera così sistematica. E questo è uno dei capitoli del mio libro. Un'altra parte del mio libro è invece dedicata a come dire, una distruzione molto più silenziosa, che magari non usa i trapani, non è così evidente, però si può attaccare l'arte anche come dire, lasciandola andare in malora,
per esempio, lasciando che il patrimonio d'arte, per esempio quello italiano, venga, come dire, svenduto. Ecco, e qui forse arrivo alla tua domanda, mi sembrava che tu mi volessi portare più sulla parte che della nostra storia del contemporaneo. Allora, l'Italia, che è il paese che ha costituzionalizzato la tutela, il primo paese al mondo, la tutela del paesaggio e dei beni culturali, nell'articolo 9, tutto, come tutti sapete, bene, negli ultimi 30 anni invece ha visto un disconoscimento fortissimo di questo articolo 9 e purtroppo, lo dico con grande dolore, senza soluzione di continuità da Berlusconi, direi, dei governi Berlusconi al governo Renzi e l'attuale governo Gentiloni, si è provveduto progressivamente a tagliare sempre di più i fondi per la tutela e per i beni culturali, si sono fatte cartolarizzazioni, si sono fatte leggi condoni che hanno contribuito a sempre maggiori colate di cemento sull'Italia e così via. Allora, mi sono domandata, ma com'è possibile? No? Perché la domanda è ciò che ci incuriosisce, no? Come giornalisti è anche questo. Ma come? Siamo usciti dalla guerra, un paese poverissimo, alla fame, e si pensava a costituzionalizzare la tutela dell'arte. Evidentemente i padri costituenti avevano capito che c'è un valore dell'arte, e qui ritorniamo agli inizi, che va al di là anche del bene materiale. Prima la professoressa Cattaneo parlava di un diritto alla conoscenza, per esempio, e la nostra Costituzione lega infatti la tutela alla conoscenza e alla ricerca, e questo è l'elemento straordinario. E cito sempre in ogni incontro, perché ci tengo moltissimo, l'articolo 3, il secondo comma, quando si dice che la Repubblica è chiamata a rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana. Ecco, pensate a che cosa vuol dire questa espressione. C'è una ricchezza, è un'idea di essere umano, di cittadino a tutto tondo, una complessità che è notevolissima. Dall'altra parte invece abbiamo un'idea quasi di homo economicus, che pensa solo al profitto, che con una vita di relazione forse molto povera, che è quello che ci propone il neoliberismo adesso, e quello a cui la politica, a cui si è ispirato tutta, dicevo appunto, da Berlusconi a oggi. Ecco, forse questo è anche una forma di attacco all'arte, ma estremamente silenziosa, sotterranea, per cui poi, come diceva Marzo Magno, questi funzionari delle soprintendenze addirittura potrebbero essere stigmatizzati come i talebani della tutela, in un rovesciamento totale della realtà, come è stato fatto di recente. Provo in questo secondo giro, poi do la parola a voi se avete delle domande per i nostri ospiti, a fare anche una domande più secche. La prima, ovviamente, se il professor Mattie vuole aggiungere delle considerazioni sull'odio e l'alterità, sono benvenute, però mi interessava, rispetto a quelle tre categorie sul ricostruire, lui diceva rispetto della sovranità dei paesi, controllo dell'UNESCO, ampia collaborazione internazionale, se ci sono degli esempi, dei casi che già adesso possiamo citare come virtuosi. Sì, due parole sull'odio le vorrei aggiungere, anche se Simone ha detto molto giustamente. Sia chiaro, tra Costantino e Teodosio, per un secolo, il massacro che i cristiani hanno fatto dell'antichità classica è cosa che noi non immaginiamo, non immaginiamo. E gli imperatori, con Giuliano l'Apostata che cercava di frenare tutto, gli imperatori cristiani oscillavano tra i templi però non devono essere officiati ma devono essere chiusi, cioè non ci entrate, si rendevano conto che era la loro cultura e che non poteva essere danneggiata, ma i disastri furono assolutamente spaventosi. Noi adesso con l'ISIS siamo convinti che l'odio è soprattutto ideologico religioso. Allora, un momento, l'odio ideologico laico è stato infernale in discendenza dall'ideologia dell'Occidente. La perdita che la Francia ha avuto
durante la rivoluzione francese è qualcosa che noi non immaginiamo. Vi dico soltanto una cosa, che le statue di Luigi XIV, il Re Sole, ce n'erano dappertutto in Francia, ce ne sono rimaste tre. Una cosa divertente è che una l'aveva ordinata a Bernini, che gliela mandò da Roma. Quando la vide non gli piacque, allora la fece ritoccare e la mise dentro i giardini di Versailles, che non si vedesse troppo, per questo si è salvata. A questo livello siamo, insomma. Fu una battaglia coraggiosissima, addirittura del presidente della Convenzione Nazionale, che si rischiava di brutto la ghigliottina lì per lì, naturalmente, che a un certo momento gli venne l'idea geniale di dire per prima era: distruggete tutto quello che è o della monarchia o dell'aristocrazia o dei preti. E chi volevi che fosse? Un committente di un'opera artistica, dalle più alte alle più banali, gli stemmi sui palazzi, sicuramente una di queste tre categorie, non c'era scampo, naturalmente, no? Quindi era un saccheggio completo. A un certo momento questo coraggiosissimo presidente disse: no, basta, qui non si può andare avanti così perché ci perdiamo tutto. E gli venne questa idea geniale di fare tre discorsi che sono rimasti famosi alla convenzione, riuscì a passare già col secondo, ma rischiando moltissimo, perché gli venne l'idea di dire: ma perché vi accanite? Non è più il re o gli aristocratici o i preti i proprietari di queste cose, siete voi popolo, state distruggendo la vostra proprietà. E oltretutto distruggete che cosa? Quello che è stato prodotto dal talento del popolo francese. Con queste cose riuscì a passare, ma rischiando di brutto. Questo per l'odio. L'altra cosa di cui sappiamo pochissimo, si conosce quasi alla perfezione tutto quello che si è perso, sono stati studi e studi sul tempo della rivoluzione francese, che cosa fu distrutto. La rivoluzione della cinese invece, di quello sappiamo pochissimo, ma le perdite sono state sicuramente gravissime, e quindi siamo alle soglie addirittura di questo secolo, insomma, sul mondo tradizionale cinese, che doveva essere assolutamente colpito. Quindi le ideologie laiche hanno colpe gravissime rispetto anche a quelle religiose, non è soltanto questo. Il motivo per cui io, dicevo, rispondendo alla sua domanda, immaginato quei tre principi, è perché forse ci avrete fatto caso che, se vi ricordate, che Palmira è stata liberata di fatto dai russi. In Occidente rapidamente il Museo di San Pietroburgo ha detto: noi siamo disponibili immediatamente a aiutare la Siria per ricostruire. Allora noi siamo schierati in un modo del tutto particolare su questa tragica, drammatica vicenda della Siria, che è tutto fuorché quello che la stampa racconta, questo siate sicuri, è assolutamente tutto fuorché quello che la stampa racconta. Dato che noi siamo schierati in questo modo, allora si è detto: ma come si permettono i russi? Adesso faranno tutti loro. Allora intanto c'è una documentazione chiarissima, c'erano circa 3.000 mine a Palmira, non Palmira cittadina moderna che sta vicino, ma a Palmira città antica, perché l'ISIS aveva pensato: questa è la prima cosa che fanno, vanno a salvare le cose, li facciamo saltare, loro, russi, gente di Assad così, e distruggiamo pure le rovine, quindi è un gran colpo. I russi hanno sminato tutto in alcuni giorni, perché era una cosa difficilissima, molto difficile, non è che fosse rovine sofisticatissime, insomma. Allora, è vero, io non sono assolutamente d'accordo, come avrete capito dal caso dell'Italia, che lo faccia un solo paese, perché è la Russia. Però vi faccio un esempio al contrario rispetto a quello che lei mi ha detto. Forse vi ricorderete il saccheggio del museo di Baghdad, gravissimo, dopo che le truppe americane, diciamo, conquistarono, come volete, occuparono, come volete, liberarono Baghdad da Saddam Hussein. Tutti sanno, si sono dimessi due consiglieri culturali del presidente Bush per questo, anche se non ci se ne è accorti, che i carri armati americani furono piazzati davanti al Ministero del Petrolio, perché lì c'erano tutte le carte
dei giacimenti di petrolio fatti dai russi e che naturalmente aveva Saddam Hussein. Nessuno si curò del museo di Baghdad e nessuno si curò della Biblioteca Nazionale di Baghdad, saccheggiate gravissimamente. Dopo 5 giorni arrivarono i carri armati a difesa delle truppe americane. C'è una convenzione dell'UNESCO che dice che quando si occupa un paese è compito di quel paese occupante collaborare con le autorità nazionali, come fecero splendidamente, secondo me, non so che cosa risulta lei, ma direi splendidamente gli anglo-americani nel 45 in Italia. Non c'è dubbio che collaborarono ultimamente, chiesero a studiosi italiani di collaborare con loro, così. Ma qui lo sapete perché? Ma perché naturalmente, pensando a Palladio, pensando a tutta l'architettura italiana, per gli americani comunque, l'Italia era alle radici della loro stessa cultura, ovviamente, mentre agli americani, dal presidente a quasi i grandi islamisti, nel senso di studiosi dell'Islam americani, gli arabi e i musulmani sono dei selvaggi incredibili, non sono cultura. Quindi chi se ne frega, scusate, del museo di Baghdad, dove c'erano tesori inestimabili. E perfidamente, per questo dico che molte di queste cose della comunicazione sono abominevoli, io ricordo benissimo tutti i giornali italiani anche, che un giorno dissero: gli americani hanno riscoperto tutti i gioielli favolosi dei tesori delle regine di Nimrud, delle regine d'Assiria, scavate, nessuno ne sa niente in Occidente, perché l'ha scavata un archeologo iracheno, e quindi chi se ne frega, e poi non l'avrà fatto bene. Allora, che era successo? E avevano detto, Saddam Hussein se l'era portati tutti quanti per vendersi, si vendeva i gioielli delle regine d'Assiria, uno se ne accorge immediatamente, sono cose straordinarie. Che era successo? Che quando quelli avevano capito che tanto avrebbero perso, li avevano messi tutti nei caveau della banca centrale di Baghdad. Quando gli americani sono arrivati, hanno aspettato 5 mesi per dirgli dove stavano. A un certo momento gli hanno detto: ma state cercando i gioielli delle regine di Nimrud? Stanno lì, sono in salvo. Ma gli americani dissero: l'abbiamo ritrovati noi, se li era fregati Saddam. Ma stiamo scherzando proprio? Questi sono stati oggettivamente degli eroi, perché poteva darsi pure che qualcuno in quel caos volesse arraffarsi qualche cosa di questi tesori spettacolari. Va bene, questi poveri funzionari hanno resistito così. Quindi voglio dire, ci sono delle situazioni, scusate, questo finisco, uno dei motivi per cui secondo me quei tre principi vanno rispettati è che, come volete, occupazione, liberazione degli americani dell'Iraq, sapete che cosa hanno fatto gli americani per l'archeologia dell'Iraq? L'archeologia dell'Iraq è quello che si dice, la culla della civiltà, no? Sumeri, Accadi, Babilonesi, Assiri, va bene? Hanno fatto un rilievo pazzesco di tutto il territorio. Che cosa pensereste voi? A chi spetta se uno lo fa questo? Agli iracheni. Mica li hanno dati agli iracheni. Se li tengono a Chicago e a Filadelfia. Io ho assistito, io che sono il presidente del Congresso Internazionale d'Archeologia del Vicino Oriente, a delle ignobili frasi usate da uno degli archeologi americani che seguivano le truppe americane in Iraq, dicendo: stiamo aiutando questi iracheni, ma benedetta gente, l'inglese lo parlano male, i computer non sanno usarli, dobbiamo occuparci perfino di questi. Mi ricordo un professore dell'Università di Nassiriya e di Baghdad che dopo non riuscivo a placarlo, tremava. Gli ho detto: caro Abbas, non si preoccupi, che molti di noi sanno come stanno le cose veramente, vi aiuteremo. Ecco, questo neocolonialismo è inaccettabile in ogni modo e è una barbarie. Io uso questo per chiedere ad Alessandro Marzomagno l'altro corno del dilemma
che inizialmente è stato posto poi dal professor Mattie, cioè cosa ricostruire, cosa restituire. So che è una domanda gigantesca, ma tu in questo saggio ti sarai posto anche questa questione, perché in effetti c'è stato un andirivieni in Europa negli ultimi due secoli impressionante, e oggi i greci e gli inglesi questa domanda se la pongono. Immagino che sia una domanda bizzarra, perché in realtà la tua risposta sia nulla, non bisogna restituire nulla perché apriremo contenziosi infiniti, giusto? Ma non lo so se Venezia riavesse le nozze di Cana del Veronese che adesso stanno a Louvre, non mi dispiacerebbe. Tra l'altro, breve parentesi, di tutte le cose che i francesi hanno rubato, saccheggiato, non hanno rubato la Gioconda. E tutti noi pensiamo, è opinione comune, che la Gioconda sia stata rubata. No, la Gioconda è legittimamente francese, perché è stato lo stesso Leonardo che quando è andato in Francia l'ha venduta al re di Francia. Ma se qualcuno di voi è stato al Louvre o andrà, lo potrà notare, di rimpettaia della Gioconda dall'altra parte c'è questo quadro strepitoso del Veronese, che sono le nozze di Cana, che è stato portato via da Venezia, che tra l'altro è il quadro più grande del Louvre, 10 metri per 7, ma non è bello perché è grande, è bello perché è un quadro assolutamente strepitoso che nessuno vede, perché tutti si precipitano, mi pare che abbia 9 milioni di visitatori all'anno il Louvre, tutti si precipitano in questa stanza, tutti sono lì di fronte alla Mona Lisa, e nessuno ruota di 180 gradi per vedere questo quadro strepitoso che c'è alle loro spalle. Ecco, allora secondo me il concetto che dovrebbe guidarci è quello di rendere fruibili le opere d'arte, di renderle visibili. Io credo che se cominciamo con le restituzioni non è più finita, perché dovremmo restituire tutto, cioè anche nei musei, anche noi italiani, le cose che abbiamo, buona parte delle cose che abbiamo nei nostri musei sono state a loro volta prese, perché non dovremmo mai restituirle. E quindi si metterebbero in moto dei meccanismi pazzeschi. Quello che a me infastidisce molto di più, questa è una mia opinione personale ovviamente, per carità, un greco non sarebbe assolutamente d'accordo con me, ma quello che a me infastidisce molto di più è ciò che non si può vedere, ciò che è tenuto nascosto per ragioni politiche, e c'è moltissimo, sia di cose che sono uscite dall'Italia e che sono nei magazzini presumibilmente dei musei russi, sia di cose che abbiamo noi in Italia e che non facciamo vedere per motivi politici. Ve la faccio breve perché anche qua i discorsi sarebbero molto lunghi. Comunque, tutto ciò che si trovava nelle zone della Germania occupate dall'Armata Rossa nel 1945 è stato portato in Russia. Si calcola che siano stati portati via circa 2 milioni e 600 mila opere d'arte. Di queste 1.500.000 sono state ridate alla DDR negli anni 50. Cosucce tipo l'altare di Pergamo, ecco, cose così, insomma, le cose più belle che ci sono nei musei di Berlino. Ballano 1.100.000 oggetti. In mezzo a questi oggetti ci sono anche, certamente lo sappiamo, alcune cose che i nazisti avevano saccheggiato in Italia e avevano portato in Germania, che sono finite nelle zone di occupazione sovietica. Quelle delle zone di occupazione americana, francese e britannica sono state restituite, quelle delle zone di occupazione sovietica sono finite in Russia. Non sono cose clamorose. Il pezzo più importante dovrebbe essere una testa di fauno di Michelangelo, che appunto era al Museo del Bargello di Firenze e che non è mai più rientrata e si presume sia in Russia. Ma ci sono, per esempio, sappiamo che c'è nei sotterranei del Museo Pushkin di Mosca, c'è una stanza con un centinaio di quadri italiani che hanno quella provenienza lì. Allora, questi quadri non si possono vedere, questa è la cosa peggiore secondo me, che poi stiano a Mosca, che vengano, che tornino in Italia ai loro da dove sono stati strappati durante la Seconda Guerra Mondiale, secondo me è secondario rispetto al fatto che siano tenuti inchiavardati perché non si vuole che vengano aperti contenziosi. In realtà
c'è ancora di più, perché la Germania ha raggiunto un accordo con il governo di Mosca sulla restituzione dei beni, delle opere d'arte tedesche portate in Russia. L'Italia non solo non ha mai chiuso un accordo, ma non ha neanche mai aperto le trattative, perché appunto il nostro disinteresse nei confronti di queste cose è totale. Ma poi ci sono anche delle cose che abbiamo noi, nella fattispecie opere d'arte portate via dall'Istria nel 1944, che sono state portate in Italia per metterle in salvo, ma non sono mai più state restituite. E qualcosa, per esempio, sono opere d'arte assolutamente di primaria importanza, quadri del Carpaccio, una Madonna in trono di Alvise Vivarini, è stato tirato, letteralmente tirato fuori nel 2004 dai sotterranei dei musei di Roma e restaurato, e adesso sono visibili nel Museo Sartorio di Trieste. Ma c'è molto altro, per esempio, e questo adesso, se mi permettete, visto che giustamente il professore ha parlato male dei giornalisti, adesso voglio invece accreditarmi un merito, perché nel 44 sono arrivate a Venezia dall'Istria 67 casse piene di documenti d'archivio dell'archivio di Capodistria. Si va dagli statuti capodistriani del 400 fino a carte settecentesche, e queste casse erano chiuse e letteralmente nascoste nella Biblioteca Marciana di Venezia, ma nel senso che nessuno poteva vederle, era negata l'esistenza, come nessuno ha potuto vedere e può vedere quattro quadri del Carpaccio che vengono da Capodistria e che sono depositati nei magazzini della Soprintendenza di Venezia. Questi quadri non sono fatti vedere nemmeno agli studiosi. Bene, queste casse, io sono stato il primo a parlarne nel mio libro, nessuno mai ne aveva parlato, si sapeva che c'erano negli ambienti degli studiosi, se ne parlava, ma mai nessuno aveva esplicitamente scritto che queste 67 casse erano state portate a Venezia da Capodistria. Ci sono anche, tra parentesi, dei cimeli, per esempio la divisa di Nazario Sauro, della quale probabilmente agli sloveni interessa molto poco. Però, insomma, e forse appunto un pochino è anche merito mio, dopo che è uscito il libro, il contenuto di queste casse è stato spostato dalla Biblioteca Marciana all'Archivio di Stato di Venezia, dove dovrebbe essere a breve disponibile. Dopo 70, dal 44 oggi, io non so mai fare i conti, 70 e passa anni, non so esattamente quanti siano, dopo oltre 70 anni questi documenti finalmente potranno essere di nuovo visibili. Ecco, questa è la cosa che a me fa più rabbia, cioè che per motivi politici, perché l'arte è politica, per motivi politici queste documentazioni importanti del passato siano tenute nascoste, perché non si vuole che vengano aperte vertenze, non si vuole sostanzialmente, tra virgolette, lavorare, perché poi il Ministero degli Esteri dovrebbe impegnarsi a risolvere questi conflitti di attribuzione di proprietà. Professore, vorrei aggiungere una cosa. Il problema delle restituzioni è un problema colossale, però naturalmente, apparentemente, come diceva, se apre questo è una catastrofe. È una catastrofe, però entro certi limiti. Qui bisogna dire che gli italiani hanno fatto due cose clamorose: hanno restituito l'obelisco di Aksum e hanno restituito la Venere di Cirene. Beh, insomma, questo veramente è una cosa assolutamente meritoria di un paese che veramente vanta di essere, come posso dire, un patrono della cultura come nessun altro. Per dirvi però, non so se avete presente, perché è una delle cose più spettacolari, è che il simbolo di una parte dei musei di Berlino, il busto di Nefertiti, la moglie di Akhenaton, il faraone eretico dell'Egitto, bene, è arrivata in Germania, scavata da un archeologo tedesco, senza essere denunciata al Cairo. Le autorità egiziane hanno tutti i diritti di dire: l'avete trafugata, l'avete scavata, ma l'avete trafugata secondo le leggi nostre. Non, naturalmente è impensabile che la Nefertiti di Berlino venga restituita, però ci sono dei paesi che ci si mettono di punto e passano, e uno di questi è stato l'Italia, come sappiamo, proprio per il famoso vaso di Eufronius. Io non so dei particolari, ma fu quasi una crisi politica severissima,
l'Italia riuscì a passare con delle minacce molto dure agli Stati Uniti. E poi le cose sono tornate, c'è stata una grande esposizione al Quirinale. La Turchia, che è un paese che non scherza, ha tolto tutte le concessioni di scavo 2 anni fa ai tedeschi se non restituivano una statua, che è una sfinge monumentale di Boğaziçi, che è la capitale dell'impero ittita, che stava in Germania, l'hanno scavata i tedeschi, una famosa missione durata un secolo, e che stava lì per essere restaurata, e i tedeschi se la tenevano, e quelli hanno detto benissimo, non ce lo ridate, è nostro, e noi annulliamo tutte le concessioni di scavo che hanno fatto i tedeschi, gliel'hanno restituita. Con gli americani succede una cosa simile. La Turchia ricorre all'AIA. Gli americani si oppongono sempre. Una settimana prima della sentenza, grande dono alla Turchia, gliele restituiscono le cose perché non vogliono essere condannati, oggettivamente. Quindi voglio dire, intanto per le cose che sono successive al 1970, cioè alla dichiarazione sui traffici illeciti, illegittimi dell'UNESCO, non si può transigere, i musei hanno colpe serissime se si fidano, come sempre fanno molto spesso, anche musei molto importanti, di documenti completamente falsi che gli vengono dati, è facilissimo, quasi tutti questi documenti sono fatti nel Libano, se vi può interessare. Trovate le cose, trovate in Bulgaria, che vanno nel Libano e poi arrivano con un certificato nel Libano e le compra il Metropolitan. Un collega amico del Metropolitan Museum mi disse: ti vuoi divertire, ti faccio vedere una stanza gigantesca, immane, che noi abbiamo al Metropolitan, con tutti i falsi che ci siamo presi e che non siamo neppure a dire, ma ti puoi divertire un mondo perché trovi delle cose incredibili che credevamo di aver fatto dei colpi, cioè credevano i miei predecessori, lui stesso forse in parte, aver fatto dei colpi eccezionali per acquisti così, perché naturalmente quando poi queste cose sono così sotterranee, i falsi sono infernali. E finisco dicendo che forse negli ultimissimi giorni, l'avete vista, c'è un caso clamoroso di un grande collezionista americano che ha acquistato negli ultimissimi mesi o anni 5.500 tavolette cuneiformi. L'Iraq ha detto: e là, che come sono arrivate da voi queste cose, si capisce benissimo, sono arrivati scavi clandestini assolutamente pazzeschi in Iraq, insomma hanno minacciato tali cose che alla fine questo collezionista, che sta per inaugurare un gigantesco museo sulla Bibbia e i tempi biblici, ha detto: vabbè, a questi rinuncerò, glieli ridiamo. Simona, se vuoi aggiungere qualcosa a margine di quello che hanno detto loro, altrimenti magari dà una parola. Sì, allora direi che questo però riguarda forse anche l'Italia, perché se ci ricordiamo il caso del crocifisso di Michelangelo, che poi di Michelangelo non era, grazie a una serie di consiglieri del ministro, allora il ministro Bondi, fu acquistato per una cifra notevolissima, e questo purtroppo succede anche rispetto a Caravaggio, perché come tutti sappiamo ogni tanto spunta un nuovo Caravaggio e le attribuzioni sono fatte in maniera abbastanza, diciamo così, elastica. Quindi diciamo, mi sentirei di aggiungere che si ritorna lì alla mancata applicazione dell'articolo 9, che sarebbe invece un articolo rivoluzionario se lo applicassimo, perché si lasciano tuttora, il professore lo sa, i tombaroli agire, poi quello che raccontava prima il professor Matte sostanzialmente passa attraverso i tombaroli, poi c'era, se non ricordo male, un signore, un mercante che in Svizzera riprendeva questi reperti, poi li ripulivano attraverso le aste e sono arrivati in quel modo lì al Metropolitan, ai maggiori musei americani, che non si sono peritati di comprare in questa forma. Dall'altra parte, per quanto riguarda le restituzioni, l'altra cosa da dire secondo me è che non è tanto importante la tutela in termini, almeno per quanto mi riguarda, è un'opinione personale, nazionali,
perché poi no, nell'ottica di, si spera, insomma, di un cosmopolitismo crescente, e poi anche perché le opere d'arte sono patrimonio dell'umanità per principio, perché insomma la bellezza dell'arte è proprio anche questo fatto che è un linguaggio senza parole e che tutti possono capire al di là delle barriere linguistiche, no? O perlomeno emotivamente rapportarci, sentire qualcosa in relazione all'arte. Questo, per questo il patrimonio antico ancora ci parla profondamente. E allora che cos'è importante? La restituzione è importante quando l'opera è più leggibile in relazione a un contesto. Allora ne parlavamo in un'altra occasione con Marzo Magno, cioè quello che lui scrive riguardo a Canova, c'era l'intuizione di capire che alcune opere d'arte specifiche italiane sono leggibili, hanno un valore, un senso, perché sono nate in uno specifico territorio e riportate in quel contesto, riallacciando i fili della storia in essi, sono più ricche. Lo stesso motivo per cui i nostri musei, gli Uffizi, sono formati diversamente dai grandi musei americani, che sono delle grandi cattedrali nel deserto che ovviamente uniscono tutto, e giustamente, o Abu Dhabi o piuttosto che altrove, insomma. Invece qui abbiamo la specificità di una storia che si è sviluppata con un patrimonio diffuso in cui paesaggio e opere d'arte sono strettamente connesse, e questa è una ricchezza particolare da valorizzare. È accaduto qui, ma è di tutti, no? In un certo senso. Abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora se volete, per qualche domanda su tutti i temi che sono stati toccati questa sera. Io vedo poco, ma se sta su una mano credo che fra noi quattro la intravediamo. Ce n'è una lì, ecco. Non so se arriverà un microfono. Sì. Grazie. Buonasera, volevo fare una domanda al professor Mattie. Per quanto riguarda il tema della bellezza dell'alterità, che più volte è stata violata, abbiamo parlato anche del IV secolo, secolo in cui il Serapeo di Alessandria viene praticamente raso al suolo per opera di un decreto teodosiano nel 392 d.C., insieme al Serapeo, con l'autorizzazione del patriarca Teofilo, predecessore di Cirillo di Alessandria, fu appunto rasa al suolo anche una biblioteca della statua di Serapide. Ecco, io ho notato, c'è per caso un paragone tra lo smembramento pubblico della statua di Serapide e quello che è stato fatto dai miliziani dell'ISIS appunto alle statue dei vari musei, perché i mass media appunto hanno riportato, sono state appunto riprese queste azioni così efferate. E poi una seconda domanda: in che modo l'alterità della bellezza può essere preservata senza trasformare lo spazio dell'altro in un campo di espansione personale e di tracciare sul corpo dell'altro la propria storia? Grazie. Dunque, per quanto concerne le ricostruzioni, forse non ho capito esattamente, ma c'è il timore che nel concepire queste ricostruzioni si falsifichi comunque lo spirito dell'opera originale. E naturalmente, voglio dire, non c'è dubbio che quando un'opera viene restaurata, a Palmira si può benissimo restaurare, fortunatamente tutti credevamo che fosse praticamente completamente polverizzato tutto, non è assolutamente così, ci sono della documentazione ottima che stanno facendo i siriani e i francesi, si vede che sono blocchi crollati naturalmente e quindi in parte infranti, ma poco se non pochissimo è realmente sbriciolato. Quindi si tratta, secondo me, di fatto di restauri tradizionali integrati in una maniera. Allora, naturalmente il problema del restauro è teoricamente una cosa molto complessa e ogni intervento di restauro ha, secondo me personalmente, degli aspetti di falsificazione tra virgolette. Su questo direi che non ci sia dubbio, però direi che
con quelle cautele che io non a caso ho proposto, queste falsificazioni non dovrebbero essere, per dir così, tendenziose, ma dovrebbero essere innocenti, cioè di una qualche inadeguatezza che è tipica naturalmente del progresso delle scienze. Scusi, la prima domanda invece... Praticamente sul paragone tra lo smembramento pubblico che avveniva per le statue pagane e lo smembramento altrettanto pubblico che i miliziani dell'ISIS hanno perpetrato. Può essere fonte di propaganda ideologica, politica? Ecco, questo mi chiedevo, grazie. Sì, io credo che ci sia sicuramente qualche parallelo, naturalmente con una lontananza enorme. Tra l'altro lei ha citato con molta precisione le fonti antiche, ma c'era una prescrizione fatta dai cristiani di come dovevano essere distrutti gli idoli. C'erano tre fasi precise per la distruzione degli idoli, perché c'era tutto questo problema famoso che si adorano gli idoli, ma non è soltanto il politeismo che condannava il cristianesimo, ma era anche che tu, è tutto un fraintendimento nella storia dell'antichità molto particolare, che tu dici ma tu stai adorando uno che è una pietra, e questo naturalmente può ricadere, è ricaduto poi sul cristianesimo in tutta la sua storia, tutto il cristianesimo non iconoclastico bizantino, non si fa più questo problema, no? Quindi voglio dire, insomma, sono strane accuse fatte alla... sicuramente ci sono dei paralleli, io credo, e va senza dire che non solo, come sempre si dice, è molto abile la comunicazione dell'ISIS, ma la comunicazione dell'ISIS, ma anche le azioni dell'ISIS hanno, secondo me, una... Io non l'ho studiato e non mi va neppure troppo di studiarlo, ma ha una perversione particolare, ma una particolare abilità, perché allo stesso tempo, cioè, molti dicono, ma come, questi le distruggono e poi se le vendono? Sì, ma in questo modo colpiscono due volte l'Occidente, in un certo modo, perché distruggendoci, cioè, questa è la cosa che piace a voi, no? Tutto questo turismo è una cosa vostra, è una cosa tipica dell'Occidente, e io colpisco questa vostra mania, ma poi vi ricolpisco in un altro difetto che avete, che siete voi quelli del mercato antiquario. Noi diciamo sempre, ah, questi si fanno con questi soldi, questo è il maggiore finanziamento dell'ISIS. Qui devo dire che, di nuovo, io qualche volta, adesso lo ridico, non resisto proprio, ma stiamo scherzando che un po' di migliaia di euro, di dollari, di cilindri, sigilli che io adoro perché me ne occupo normalmente ogni giorno, o di un rilievo a Siro pure così, finanzino l'ISIS? Quelli che dicono così vogliono nascondere chi è che realmente finanzia l'ISIS. Adesso non voglio eccedere, ma il casino che avete visto tra Arabia Saudita e Qatar è stupefacente ormai, ma gli stessi presidenti americani d'ogni tipo si sono dimenticati chi è che gli ha buttato giù le torri gemelle? È Al-Qaeda è Al-Nusra. Al-Nusra è quella parte rivale dell'ISIS, ma passano continuamente dall'uno all'altro. Bombardati poche ore fa dai russi. Oltretutto adesso bombardati poco fa dai russi, voglio dire, quindi è un intreccio infernale. Ma insomma, questa cosa che uno finanzia i ribelli contro Assad, perché quello è un tiranno sanguinario, e tu finanzi quelli che in realtà sono d'Al-Qaeda? I russi tante volte hanno detto, abbiamo trovato certe armi americane quando prendiamo quelli dell'ISIS. Insomma, voglio dire, anche questa non è una questione di primavere arabe, certo che all'inizio erano primavere arabe, ma in buona parte le potenze del Golfo, le potenze regionali e l'Occidente l'hanno fatta diventare un inverno immondo. Ci sono altre domande? Se non ci sono, allora ringraziamo moltissimo i nostri tre interlocutori e poi vi rimando però a un bellissimo concerto che c'è alle 9:30 qui.
Il viaggio di Astor Piazzolla con Maria Giuseppina Pagnotta e Rosaria Mastroserio, 9:30 qui in questo cortile. Grazie davvero a tutti.